Bene, siamo qui anche oggi, 17 gennaio 2014, a protestare con una bella carrellata di docenti e personale ATA per gli idonei, per i precari amministrativi e tecnici, per i modelli viventi, per materia alternativa, per i docenti di quota 96 e per la questione dei blocchi, del blocco degli scatti di anzianità, per essere ricevuti in modo che al tavolo, che ci sarà con i funzionari, vengano chiariti alcuni dei punti che sono ancora dei punti caldi oggi. In particolare la vicenda degli inidonei, che oramai, come tutti sanno, in Italia è questione che era stata risolta anche con la legge 128, ha però visto sì l'abrogazione dell'obbligo di passare nei profili amministrativi e tecnici del personale ATA, ma l'amministrazione sta facendo un pressing per mettere in atto ancora prima dei termini previsti dalla legge la possibilità di dichiararsi patenti per la mobilità intercompartimentale obbligatoria. Noi non siamo convinti che questo sia possibile, c'erano dei termini per attuare tutte le norme di legge, questi termini non sono stati rispettati e noi vogliamo che quindi vengano eliminati. Accanto a questo chiediamo anche, visto che già si sa che almeno in 8 delle regioni italiane solo 60 sono i docenti idonei che hanno chiesto un passaggio come ATA, che si sblocchino nell'immediato i posti dei precari amministrativi e tecnici, perché non c'è ragione alcuna di impedire la loro immissione in ruolo. Accanto a questo sappiamo gli altri problemi, tra cui quello piuttosto grave di quota 96, perché nonostante una categoria che è considerata in Europa la categoria più anziana, più vecchia in relazione agli studenti, ancora sia in piazza, ma per ottenere lo sblocco di quella impossibilità di andare in pensione, nonostante i termini e i requisiti che si sono avuti già dal 2012. Accanto a questo la questione di materia alternativa, che è una questione di rispetto della libertà, di culto, degli avvalentesi così come dei non avvalentesi, visto che la normativa e le varie sentenze che ci sono state prevedono che ci sia comunque la possibilità di seguire anche corsi di materia alternativa, che sarebbero peraltro anche posti da dare al personale precario che invece ancora oggi richiede di essere sistemato. Siamo qui per aprire questo tavolo trattante contro anche questa modalità che dagli ultimi anni del 90 ha creato il fondo dell'istituzione scolastica, bloccando quelli che sono stati gli scatti allora biennali e che adesso invece, così come noi Comas avevamo detto, stanno dimostrando di essere fallimentari, non solo perché vengono bloccati nuovamente comunque gli scatti che dopo 6 anni si sarebbero maturati, ma anche perché addirittura viene eliminato lo stesso fondo dell'istituzione scolastica. Quindi oggi possiamo dire che l'autonomia scolastica è stato un vero e proprio fallimento.